Grazie Padre Fabrizio, buonasera a tutti, benvenuto a Padre Ibrahim qui tra noi questa sera. Una speranza per la Siria dimenticata, abbiamo chiamato questo incontro che ho organizzato qui nella chiesa dei Prati Cappuccini in collaborazione con il Centro Culturale Alessandro Manzoni. È un'occasione straordinaria quella di avere Padre Ibrahim che in questi giorni è in Italia, è già stato altre volte anche qui da noi, è stato al Core di Bazio qualche anno fa. Un'occasione straordinaria perché nel succedersi degli eventi, questo ultimo mese, quello della guerra in Ucraina, l'invasione dell'Ucraina da parte dell'esercito russo, scacciano o allontanano dalla nostra percezione altri problemi che continuano ad esistere. In questi giorni si celebrava, diciamo così, l'undicesimo anno dall'inizio della guerra in Siria e le cose in quella zona continuano a essere come minimo turbolente, per non dire drammatiche in alcune situazioni. Ma ancora di più quello che le conseguenze addirittura della guerra dell'Ucraina arrivano in questa forma di globalizzazione perversa, arrivano fino al Medio Oriente, in questo caso alla Siria, nel senso che vengono meno approvvigionamenti, soprattutto di grano e di altre materie, che venivano dall'Ucraina e dalla Russia, aggravando una situazione già delicata e difficile della Siria che è provata dalle sanzioni che sono state messe negli anni scorsi. In questa situazione è importante, credo, tenere l'attenzione sveglia, desta, perché, come dire, lì tra l'altro vivono molti amici cristiani, oltre a persone di altre religioni o anche senza religione. Sono secoli che i francescani, come anche i cappuccini in altre zone, nella Terra Santa mantengono viva la fede cristiana nelle terre in cui l'annuncio, l'alleanza è iniziata e l'annuncio è stato fatto per la prima volta. Pensiamo a quante avventure hanno visto nei secoli i confratelli di Padre Ibrahim. Drammi, guerre, vicende le più diverse. E dentro questo però ci hanno portato la testimonianza dell'avvenimento cristiano fino ad oggi. Fino ad oggi. Oggi, dalla sua voce, credo che vogliamo sentire che cosa sta succedendo, qual è il momento che sta vivendo la Siria dal suo punto di vista e come stanno i nostri fratelli cristiani che vivono lì, che hanno subito come loro concittadini il peso della guerra, il peso e molti di questi hanno anche vissuto e vivono il peso dell'emigrazione. Dentro questo i frati e i cristiani continuano ad essere un punto di speranza. Ecco, Padre Ibrahim viene qui tra di noi proprio per ricordarci di loro, perché non ci dimentichiamo di questa, dentro questa comunione che ci unisce tutti, non ci dimentichiamo di loro, anche se oggi le nostre preoccupazioni magari sono portate d'altra parte. Gli do subito la parola perché la ricchezza della sua testimonianza ci può aiutare tutti. Lasceremo poi, secondo degli orari in cui ci siamo, anche la possibilità di interloquire con Padre Ibrahim per fargli delle domande o per approfondire alcune delle cose che ci dirà. Grazie ancora a Padre Ibrahim di essere qui e grazie a voi che siete venuti ad ascoltarlo. Buonasera, grazie a voi carissimi fratelli con fratelli con cappuccini che ci hanno accolto al Centro Culturale. Mi fa piacere vedere gli amici di nuovo. Ormai da 2 anni che sono fermo lì, non riesco a venire per le testimonianze, per le condivisioni. È tutto a causa del Covid,
che speriamo adesso che lentamente un po' che vada via come è venuto. Vengo proprio per un convegno che mi è stato chiesto di fare a Roma nella Curia Generalizia nostra francescana sul tema dell'evangelizzazione. Hanno chiesto a me di fare l'intervento e così venendo qua sicuramente non potevo mancare di fare così un giro veloce verso gli amici e specialmente quelli che hanno potuto organizzarsi in poco tempo e hanno potuto dire di sì a questi incontri. Sono venuto il 21, poi partirò il 4, in media proprio quaresima, in mezzo alla quaresima, così che vado lì per la settimana santa e poi anche per il tempo pasquale. Ormai sono passati anni della nostra guerra, abbiamo appena terminato 11 anni di questa sofferenza, di questa crisi assurda, che io non ho potuto essere dal primo momento, però sono venuto poi, sono andato lì ad Aleppo dal 2014 e ricordo lì che c'era il dramma sia della mancanza di acqua, mancanza totale di elettricità e poi il cibo che non arrivava tante volte perché la città era tutta assediata diverse volte. E poi il peggio erano i missili che cadevano sulle teste di giorno e di notte, sulle case e anche sulle scuole, sugli ospedali e sulle chiese, sulle moschee. Il paese era diviso come adesso, ma non era così chiara la divisione. Era tutto uno scombussolamento continuo, guerre, guerriglie. E poi abbiamo scoperto che 10 eserciti sono già presenti sul suolo siriano a fare la guerra fra di loro. Come ha detto il Santo Padre, era una terza guerra mondiale fatta a pezzi. Purtroppo che è iniziata con noi una tappa di questa guerra che purtroppo non è finita, ma adesso è passata in Ucraina. E purtroppo che aspettiamo con il male che vediamo e con il modo di pensare che questo male un po' si espanda e che questa purtroppo, questa guerra mondiale fatta a pezzi avrà altre tappe mentre noi preghiamo per la pace. Il nostro grosso problema era quello dei missili. Per quanto la fame, per quanto la sete, per quanto il buio, le tenebre, la mancanza di elettricità facevano veramente soffrire la gente, la tortura più grande erano questi missili che cadevano e che quante volte abbiamo seppellito con le nostre mani, abbiamo seppellito tantissimi dei nostri parrocchiani e dei nostri cittadini. È lo stesso poi che abbiamo visto anche tanti corpi mutilati da questi missili con le seghe e lo stesso tante case distrutte, danneggiate. E di là io ricordavo che sono arrivato e cominciavo a conoscere la realtà, la sofferenza della gente giorno dopo l'altro, fino a quando il Signore con l'apertura totale alla gente sofferente con lo spalancare della porta del convento, ecco che allora il Signore ci ha parlato tanto attraverso i poveri. È così allora che abbiamo cominciato a rispondere per quanto potevamo ai bisogni necessari di primaria importanza. E lì di là che è nato tutto, era 2014, e che ricordo fino al 2016 non potevamo neanche sedersi così a tavolo per pianificare qualche cosa o per preparare un'omelia. Ricordo molto bene che nelle quaresime e nei momenti anche delle feste di Natale, qualche volta arrivavo proprio subito alla messa, qualche ora prima,
è il Signore che ci dava la parola per consolare, per rafforzare nella speranza la gente. Eravamo presi come vigili di fuoco a correre di destra e di sinistra senza sosta. E abbiamo fatto la nostra parte per quanto potevamo. Però in certo momento, nel 2016, non ce la facevamo più, perché la tortura, questa tortura dei missili che cadevano dalla città vecchia verso di noi, dalla parte di questi gruppi armati fondamentalisti che hanno occupato 60% della città, facevano tanta sofferenza a questa parte nostra e facevano vendetta perché noi non abbiamo ribellato come loro, perché non siamo della parte loro, siamo contro di loro. E lì abbiamo inteso che nessuno poteva salvarci, nessun esercito poteva salvarci da questi missili, e che lì c'è il bisogno del Signore, dell'intervento del Signore. Così abbiamo chiamato i bambini, abbiamo fatto l'iniziativa della pace nel 2016, e ricordo forse ottobre che abbiamo iniziato, e per 3 mesi, insieme con dicembre, abbiamo potuto fare, specialmente nella prima domenica del mese, la messa per la pace con i bambini. Alcuni hanno detto: guarda padre, forse noi siamo grandi e siamo peccatori così che il Signore non risponde alle nostre preghiere. Allora io ho detto: allora facciamo pregare ai bambini nostri. E così abbiamo fatto questa iniziativa di pace, di preghiera per la pace, la prima messa domenicale del catechismo, e lì veramente dopo 3 mesi di questa preghiera, ecco, nel 22 di dicembre di 2016, che noi abbiamo sentito la notizia del ritiro delle milizie armate dalla parte occupata della città, lasciando un arsenale di bombole di gas e di missili di 9 metri di lunghezza che potevano seppellirci vivi tutti quanti nell'altra parte. Ma meno male che abbiamo scoperto dopo questo, perché sapevamo di qualcosa, ma al vedere questo arsenale che è rimasto, potevano rimanere a lungo perché avevano dei depositi enormi di cibo e di cose conservate che potevano anche permettere anni e anni di guerra contro di noi. Era il miracolo del Signore. E così ci siamo svegliati con Natale, con questo bellissimo regalo concordato di fermare, non di pace, ma di fermare almeno la guerra. Nel 2017, io vi faccio delle tappe così veloci per arrivare al dunque di oggi. Nel 2017 c'era un incontro importante al quale siamo stati chiamati noi capi religiosi, cristiani e musulmani nella città. Viene il primo ministro mandato dal presidente con 6 ministri e chiede di incontrarci, capi religiosi, musulmani, cristiani. Andiamo lì con la speranza di sentire qualche cosa, che, come per esempio che l'acqua tornerà, l'elettricità tornerà, avremo tanto gasolio a disposizione per il riscaldamento, qualcuno pagherà un risarcimento per le case danneggiate, per le famiglie che stanno per la strada. E invece abbiamo sentito le parole molto crude della realtà nostra. Guardate, il nostro paese è ancora in guerra, non ce la facciamo a fare niente. E allora chi ricostruirà la città? E chi penserà alla gente? E io ricordo fra me e me, mentre ascoltavo questo suo discorso, io ho detto: alla fine avremo noi cristiani, avremo ricostruito questa città,
per noi, per le nostre comunità e anche per i nostri cittadini. Di là facevamo tanti progetti di emergenza, così li chiamavamo, progetti di distribuzione del pacco alimentare per centinaia e centinaia di famiglie, ma anche l'assistenza sanitaria che non c'era, ma poi tanti altri aiuti per gli studenti, per i bambini neonati. Però erano tutti di primaria importanza per la sopravvivenza. Però abbiamo, nel 2017 abbiamo cominciato progetti chiamati di ricostruzione, e quindi la ricostruzione delle case danneggiate e anche i progetti di microeconomia. Avevo sul tavolo 767 richieste per la ricostruzione delle case, tutto preparato, tutto organizzato, e avevo migliaia di richieste per i progetti di microeconomia, per persone che hanno perso tutto e che vogliono riprendere il lavoro per vivere del sudore delle proprie fronti. E così abbiamo cominciato a lavorare con una squadra di operai e anche una squadra di ingegneri, con un ufficio proprio, un ufficio della parrocchia che curava tecnico, un ufficio tecnico per la riparazione. E ancora oggi continuiamo all'infinito questa ricostruzione delle case danneggiate. Abbiamo fatto più di 1800 case dal 2016 in poi. E ma mancano ancora, perché tanta gente arriva e chiede, torna magari a casa e trova tutto come ruderi, tante case un po' bucate, ma alcune case distrutte e rasate al suolo da ricostruire di nuovo. E lo stesso anche per il progetto di microeconomia. È un progetto molto importante per riprendere il lavoro. Abbiamo aiutato 1500 persone, di padri, madri di famiglia e anche di giovani, per riprendere questo processo del lavoro, la ricostruzione economica, come l'abbiamo chiamata. Quando abbiamo fatto questo, il governo, il sindacato o il governorato di Aleppo, mentre noi abbiamo aiutato 1500 progetti di microeconomia, loro avevano aiutato 3500, immaginate il percentuale, fra il governorato tutto quanto e fra una piccola parrocchia di San Francesco. Dall'altra parte, e una cosa più grande, era quella della ricostruzione delle case danneggiate, perché quando abbiamo fatto 1500 il governo non è partito e non ha potuto fare niente. E c'era tutto fermo a livello internazionale, nessuno aiutava per la ricostruzione perché aspettavano un momento di pace e un momento in cui il governo siriano cedeva alle pressioni. In quel momento noi abbiamo fatto questo numero elevato e mi arriva un ingegnere dal sindacato, un ingegnere cristiano che lavorava da tempo lì, e mi veniva a stringere la mano, a dire: padre, ma auguri, noi sappiamo cosa stai facendo, ma guarda che state facendo più di uno Stato qua. State facendo proprio più di uno Stato. Noi abbiamo qualche potenza, ma tutto fermo, non riusciamo, non sappiamo come organizzarci. Come riuscite voi a organizzarvi? Con 2017-2018 noi abbiamo respirato un'aria, almeno per la ricostruzione, un po' di speranza, nonostante tantissime fatiche. E c'era lì lo scoppio degli aiuti per la Siria. 2017
abbiamo avuto una cifra enorme per gli aiuti e l'abbiamo spesa volentieri tutta quanta a favore dei poveri e delle comunità cristiane nostre nei vari progetti di aiuto. Invece poi arriva il 2019 e con il 2019 arriva Covid con le prime apparenze sue e poi le sanzioni internazionali, quelli che erano imposti per obbligare il governo a cedere, e invece quello che hanno fatto fino ad oggi è ammazzare e soffocare la gente di fame. Quello infatti che colpisce di più è quello delle sanzioni, colpisce in un modo crudele per spingere la gente di morire di fame e quindi ribellarsi. Ma per noi non c'è né la voglia neanche la forza di ribellarci contro nessuno. Appena un padre di famiglia fa 3 lavori e non riesce con la madre che lavora 2 o una, un lavoro, di poter sfamare i figli. E quindi lì nel 2019, oltre a tutte le sofferenze che abbiamo avuto dal 2012 ad Aleppo, c'era anche la discesa con le condizioni disumane di vita. Passa 2019, 2020, 2021, sono anni segnati dal Covid, da tanta morte e allo stesso tempo da tanto deterioramento delle condizioni di vita. Immaginate noi che viviamo oggi, abbiamo vissuto Covid in modo incredibile perché le strutture ospedaliere vostre, con tutto lo sviluppo e con tutta l'assistenza sanitaria, non ha riuscito tante volte a frenare o a fare fronte a questa pandemia. Immaginate da noi che le strutture sanitarie erano semidistrutte e che non c'era un modo per comprare le medicine dal di fuori o per fare le medicine. Prima della crisi avevamo 110 società industriali di medicine, di farmaci. Quando questi, fra virgolette, ribelli, milizie armate, sono arrivate, si sono interessate di distruggere queste società. E questo vuol dire purtroppo che quelli che combattevano non avevano minima idea o interesse di rimanere lì o mettere radici o allevare figli. Secondo i sondaggi italiani sono 600.000 persone che sono passate a combattere sul suolo siriano di tutto il mondo, da tutte le parti del mondo, per 1 anno, 2 anni, 3 anni. Alcuni sono morti lì, alcuni sono passati, trasportati nella Libia e adesso trasportati di nuovo anche in Ucraina. E quindi una situazione era molto difficile con Covid. Questo Covid ha preso, ha spazzato via tantissima della nostra gente, di anziani ma anche di giovani. Era molto difficile curarsi, era molto difficile andare agli ospedali statali, perché se si va, anche se non c'è Covid, uno l'avrà e morirà lì. E quindi c'era la chiara convinzione nella gente che è meglio morire a casa che andare all'ospedale. Poi tanti medici poverini, tanti infermieri hanno dato la vita, ma hanno dato la vita servendo questa gente ammalata, ma non avevano gli attrezzi normali che avete voi qua, questi vestiti particolari che li difendevano, e quindi tantissimi sono morti proprio mentre servivano gli altri. Medicine, bombole di gas, chi rimaneva a casa moriva soffocato, perché chi potrà oggi, con questi corpi stanchi dalla fame,
chi potrà portare una bombola enorme di ossigeno a casa nel quinto o sesto piano? E dove c'è l'elettricità per poter almeno usufruire, per aiutare un po' questi ammalati? E quindi tanti sono morti. Io so, conosco persone che ho assistito che hanno avuto la morte proprio soffocati a casa. E anche i loro figli non sapevano di cosa fare e non sapevano di cosa si trattava. Abbiamo passato momenti difficili perché lì c'è il fatalismo islamico, quindi la gente non vuole vaccinarsi. Fino ad oggi è 4% della gente soltanto che si è vaccinata fino ad oggi. Con il fatalismo loro vanno e dicono: se moriamo perché Dio vuole che noi moriamo, basta. Non dobbiamo pensare, non dobbiamo curarci di niente. E purtroppo, come cristiani, vivere in questo ambiente è terribile, perché possiamo mettere le misure che vogliamo nelle chiese nostre, le misure che più strette che abbiamo fatto noi. Ma una volta che la gente usciva dalla chiesa, vicino al forno, la gente si ammazzava uno sopra l'altro per riprendere il pane. E lo stesso anche a livello di tutta la verdura, la compra del mercato, nei mezzi pubblici non potete immaginare. Quindi era un dato di fatto che non si poteva fuggire da questo fatalismo religioso. Abbiamo fatto la nostra parte, ma lì abbiamo inteso anche che purtroppo anche nelle cliniche private non è che si riusciva, anche pagando delle somme enormi, non è che si poteva riuscire poi. Alcuni rimanevano lì 40 giorni, ma poi morivano lo stesso. E poi non avevano a disposizione tutti i mezzi e tutte le medicine per assistere e per curare. Abbiamo passato momenti difficili, abbiamo seppellito proprio una quantità della nostra gente. L'ultima onda non era di Covid chiaro, che è passata a dicembre dell'anno scorso e gennaio di quest'anno, ma è proprio la metà dei nostri anziani. Per un motivo o un altro hanno fatto il loro viaggio ultimo all'aldilà. E quindi anche questo ha colpito molto la nostra comunità e purtroppo la guerra, l'embargo, anche loro hanno anche partecipato a una sofferenza all'infinito. Alcuni dovevano vendere la casa per curarsi, permettersi per qualche giorno nella cura intensiva. E lì anche ci siamo schierati noi, aiutando tantissima gente, specialmente con gli ospedali o con le bombole di gas, o mandando medici, mandando persone che almeno portavano il cibo, portavano e lo mettevano vicino alla porta. Era molto difficile, abbiamo potuto salvare, veramente, con un po' di scienza, con un po' anche di compassione, con un po' di cura, abbiamo potuto salvare qualcuno e anche diversi. A livello dei nostri frati siamo stati anche noi colpiti. Eravamo 5 ad Aleppo. 2 sono morti di Covid e 2 si sono ammalati. Io ero l'unico, non so perché, cosa è successo, ma è meno male che era provvidenza divina, perché così almeno potevo lavare i piedi ai fratelli. È così che ho potuto curare con tanta attenzione e abbiamo passato insieme questa difficoltà. E poi alla fine, oltre al Covid, adesso le difficoltà continuano a essere molto più forti. L'inflazione è in aumento
e prima dell'arrivo di questa guerra in Ucraina, già i prezzi sono molto molto alti. È un paese che si trova diviso, abbiamo nel nord-est i curdi, dietro di loro ci sono gli americani con le basi loro, e che hanno messo le mani subito sui pozzi di gas e di petrolio del paese. Lì c'è il grano, perché la Siria è considerata come il granaio dell'impero romano. Una volta c'è tantissimo grano, ma nessuno poteva passare il grano a noi in quell'altra parte dell'Eufrate. Chi passava e vendeva al governo, li bruciavano il terreno. Tutto il grano veniva preso e trasportato fuori dalla Siria, non sappiamo dove. Lo stesso del gas, lo stesso del petrolio. Mentre nell'altra parte, nel nord-ovest, a Idlib, ci sono ancora le milizie armate. Dietro di loro ci sono i turchi. Praticamente adesso c'è la lingua turca e anche la moneta turca. E quindi già un territorio turco. Per quanto hanno cercato l'esercito regolare di liberare questo terreno, li era impedito dai turchi. E così noi ci troviamo in un paese lacerato, che non ha accesso alle sue ricchezze naturali, anche di olive, anche di olio extravergine. Abbiamo tantissime olive. È un paese povero, soffocato dall'embargo, e la gente muore. Quella gente, il terzo che è rimasto già da 22 milioni di abitanti e da una quantità di cristiani che erano, che un terzo di quelli che erano prima, sono adesso soffocati dalla povertà. Arriva l'elettricità 2 ore al giorno solo, e non si sa quando. Poi l'acqua arriva molto debole. Non c'è un modo, se non con le pompe, quando arriva l'elettricità, per tirare l'acqua ai piani. E allora come si fa senza lavatrice e senza anche ferro da stiro, senza frigorifero e senza asciugatrice? Io una volta, 2 settimane fa, ho visto la nostra cuoca, è una brava donna, una vedova che ha allevato giovani e ha seguito loro, che aveva le dita blu, le mani tutte blu. E io mi sono spaventato, ho detto, ma cosa hai? Come mai? E lei diceva, niente padre, io ieri avevo i panni, ho lavato, e come sempre c'è l'acqua fredda. Allora subito le mie mani sono diventate così. E sorridendo diceva, anche questo passerà. Vado a benedire una casa dove c'è una signora anziana con sua figlia. Tutto buio, le stanze buie, perché non arriva il sole lì. È tutto umido e freddo. Passo per benedire e lei chiede scusa, padre scusami perché i panni, abbiamo lavato i panni, abbiamo messo dappertutto perché non si asciugano. 4-5 giorni per asciugare i panni dentro le case umide. E questa è la situazione. Oltre che adesso abbiamo il pane della fatica e della sofferenza, abbiamo i buoni come nel tempo vostro, nei tempi bellici vostri. Abbiamo il buono per il pane. Alle 5 del mattino si svegliano per andare al forno e a fare la fila sotto la pioggia, nel freddo, ultimamente, per avere dopo 2 ore, 3 ore, avere il pane quotidiano.
poi bisogna correre o al lavoro o all'università, ma lì per la cara vita non possono prendere i mezzi. Quindi tantissima gente cammina per un'ora per arrivare all'università e un'ora dopo per tornare. E poi anche con la bombola di gas per cucinare. Immagina che ogni famiglia ha una bombola media per 60 giorni, 70 giorni, fino a quando arriva il messaggio sul cellulare. E una signorina che lavora da noi al convento mi diceva: ma guarda padre, non sappiamo quando arriverà questa bombola, perché da 10 giorni che è finita quella bombola, si è svuotata, e mia madre non sa cosa darci già mangiare. Possiamo prendere falafel, possiamo prendere un po' di fave, un po' di ceci, ma è veramente una scelta difficile. Cosa mangiare? Non possiamo neanche riscaldare acqua per prendere il tè, perché il caffè è diventato anche un sogno lentamente nelle famiglie povere. E quindi è una sofferenza. Uno stipendio di un impiegato non basta a fare niente, se non a comprare il pane e comprare qualche altra cosa tipo verdura semplice di stagione, o di comprare 2 o 3 chili di carne solo per tutto il mese. E come si fa? E allora la gente è veramente disperata, la gente parte di testa. Abbiamo tanta gente già sofferente e già scombussolata, con dei disturbi di corpo e anche di anima. Tantissima gente nostra, quando si avvicina per prendere la comunione, io notavo sempre e noto le mani tremanti dal terrore vissuto. Abbiamo tanti casi di sterilità, abbiamo tanti tipi di infezioni polmonari che non sono Covid, ma che tutto dalle cose tossiche che hanno lanciato su di noi per anni. E tanta sofferenza. Il livello delle scuole è sempre basso. Nelle scuole statali non si può mandare i figli, perché lì non c'è nessun tipo di serietà o di disciplina. E ci sono i coltelli e ci sono anche le droghe. Mentre nelle nostre scuole private la gente non riesce a pagare la rete scolastica per i figli e gli insegnanti hanno bisogno di un aumento sempre di più del loro stipendio. Le scuole tutte nostre cristiane, abbiamo 17 scuole, sono sempre in deficit e non si sa come fare per risolvere i problemi. Sicuramente il livello si è abbassato, si cerca di fare il meglio, ma il livello è sempre basso. In questi anni, da 2019, abbiamo sentito un ritorno all'emergenza e così abbiamo chiamato subito ai primi progetti per il pane, per il cibo, per il pacco alimentare. Abbiamo rafforzato l'assistenza sanitaria, abbiamo dato di più cibo ai bambini, specialmente neonati, di latte, di pannolini ai più grandi, e poi allo stesso tempo assistenza per le scuole, quindi un aiuto per la rete scolastica, un aiuto di vestiti per i bambini fino alla maturità. 2 volte all'anno, giacche, pantaloni, roba intima, scarpe. I genitori non possono farlo, non possono neanche comprare un pezzo. Tutto quello deve fare la Chiesa. E così abbiamo lavorato anche per
rafforzare un nostro centro di dopo scuola che ha adesso 90 ragazzi che lo frequentano con i migliori professori che possono accompagnare ognuno di questi allievi. Anche nelle nostre scuole private non c'è la possibilità di poter seguire i casi particolari che hanno problemi di percezione o problemi di movimento o problemi psicologici o problemi intellettuali. E quindi nel centro dopo scuola aiutiamo sia i bravi a essere sempre più forti, sia anche a quelle persone che non riescono a essere seguite nelle scuole. Ma non basta questo, perché abbiamo rafforzato anche l'oratorio estivo con dei corsi dopo pomeriggio per l'inglese, per il computer, per la matematica mentale, per la cultura generale, in modo da coprire un po' le lacune che si trovano nei programmi educativi nelle scuole. Abbiamo ultimamente, l'anno scorso e anche quest'anno, abbiamo fatto dei corsi extracurriculum a tutti gli universitari e più di 180 giovani hanno potuto usufruire di questi corsi extracurriculum che rafforzano il loro studio, che è diventato di basso livello durante l'università, e hanno bisogno, per rafforzare al loro curriculum vitae, in modo che quando finiranno almeno troveranno lavoro. Ma tutto questo sembra a non bastare. Nel 2021 abbiamo sentito che siamo davanti a una carestia. La gente ha fame. I bambini, quando offriamo a loro, questi bambini, 1000 bambini del catechismo che abbiamo, immaginate, un numero elevato, quando vedevano una pizza che le offriamo, loro non riescono a, se non a manifestare la meraviglia, non ci credono, è diventata una roba di lusso. Una volta abbiamo fatto da mangiare messicano un piatto di pollo con altri ingredienti e qualcuno sussurrava all'altro: ma è normale o di plastica? Perché da 3 anni che non abbiamo potuto noi vedere a casa un pezzo di pollo. È normale questo? È vero o no? Abbiamo inteso che nella nostra parrocchia, considerata una volta una parrocchia di aristocratici, è diventata la parrocchia dei più poveri, dove tutti hanno fame. E allora per questo che c'era la spinta del Signore, che ha voluto che noi aprissimo una mensa per i poveri. Ma è una cosa molto faticosa per un parroco che ha tutte le cose sulle spalle e che ultimamente è rimasto da solo, perché il confratello ha dovuto andare anche per qualche mese a casa. E cercavo di evitare, ma il Signore è molto insistente, ti segue. E fino a quando in certo momento mi chiamava nunzio apostolico, io resistevo, ma in certo momento mi diceva: ma padre, voi avete tanti progetti di aiuto, non è che avete aperto una mensa per i poveri? Allora lì ho detto: basta, è il Signore che mi spinge fortemente per fare questo progetto. E così per un mese e mezzo dell'estate scorso che ho capito che qualcuno dovrà portare avanti questo progetto. E allora ho potuto programmare, con la preghiera ma con il lavoro, programmare un po' e preparare uno spazio in una casa di fronte alla chiesa nostra che abbiamo potuto riprendere, e così abbiamo potuto preparare una cucina dove adesso lavorano 28 volontari
28 volontari che prendono anche soldi, però che non c'è un contratto di lavoro e che possono lavorare come un modo giornaliero. Sono le mamme nostre che sanno fare e che cercano un lavoro, e sono anche i padri delle nostre famiglie o i giovani che non hanno studiato ma che cercano un lavoro. E abbiamo potuto fare un atto grande di misericordia facendo lavorare 28, ma dall'altra parte abbiamo potuto aiutare più di 1000 persone che prendono ogni giorno i pasti. Per aiutare di più abbiamo fatto 3 volte la settimana, e quindi oggi quelli che hanno questo servizio sono più di 2000 che usufruiscono di questo servizio incredibile, molto bello ma molto faticoso. E lì veramente c'era la benedizione del Signore. L'abbiamo chiamato il progetto di 5 pani. Erano 3 pesci o 4, non ricordo. 5 pesci, grazie. Erano 5 pani e 2 pesci. 5 pani e 2 pesci. E l'abbiamo così chiamato perché questo è un progetto che è passato come fuoco. Non potete immaginare quanto costa, cioè è un piatto, costa 2 euro quasi. E per fare 1000 piatti al giorno ci vogliono 2000 euro ogni giorno. Ma lì bisogna veramente avere una moltiplicazione di tanti spiccioli che abbiamo a disposizione. E questo è il bello, però, che questo è il Signore. Quando vuole qualcosa, la spinge e la fa, e poi alla fine ci pensa Lui. E così, come sempre, io con il dialogo dico: ecco, hai voluto questo, Signore, allora fatti coraggio e fatti vedere. Adesso bisogna lavorare per aiutare questa gente. E però non solo il piatto, abbiamo quelle pentole di 250 kg per sfamare 1000 persone al giorno, siamo ancora aperti per le iscrizioni. Non potete immaginare che tipo di persone abbiamo incontrato con questo progetto. Quante famiglie sofferenti, affamate. Prima abbiamo fatto per le nostre famiglie latine, cattoliche di rito latino, ma poi alla fine povere. Ma poi alla fine abbiamo esteso questo progetto per tutti, attraverso anche la benedizione dei vescovi e anche dei sacerdoti. E abbiamo cominciato a scoprire la vera realtà cruda, quanta gente affamata abbiamo, dei nostri cristiani ad Aleppo. Adesso scopriamo anche di più il dramma di tanti anziani che sono chiusi a casa, nessuno li va a visitare e non hanno nessuno a chi cucina o chi offre loro il cibo. Adesso abbiamo nella lista, oltre a questo servizio che facciamo, che dalla gente che viene a prendere i piatti loro in contenitori per la famiglia, per mangiare a casa in famiglia, andiamo noi a distribuire a una 80 di anziani. E lì adesso, quando tornerò dopo Pasqua subito, avremo a che fare con tantissimi tipi di servizi che dobbiamo fare a loro. Perché non basta dare il cibo, bisogna pulire la casa. Non basta pulire la casa, bisogna portare il medico per esaminare loro. Bisogna comprare le medicine, bisogna curarli, bisogna andare a consolarli. Ci vuole seminare tanta speranza, perché specialmente gli anziani hanno tanta disperazione, specialmente con Covid. Quante volte abbiamo sentito in questi 2 anni la frase: lasciatemi morire, non voglio vivere. Quante volte
abbiamo sentito come Giobbe, tanti anziani che maledicevano il giorno della loro nascita. È quello che veramente ci ha straziato il cuore e adesso siamo molto pronti, assidui, allarghiamo un po' il lavoro e continuiamo a fare quello che possiamo fare. Quando sono arrivato ad Aleppo avevo una signorina che veniva 2 ore dopo pomeriggio all'ufficio parrocchiale per preparare i certificati di battesimo e di stato libero perché tutta la gente pigliava e scappava. Adesso ho 164 fra volontari impiegati, una decina, e volontari pagati, volontari non pagati, che aiutano noi. Immaginate che abbiamo 50 catechisti che possono seguire questi 1000 bambini che vengono sabato, domenica. Abbiamo 2500 persone che vengono alla chiesa ogni settimana e 2500 quelli che vanno nelle aule ogni settimana, nelle aule parrocchiali. Abbiamo esteso il numero, abbiamo inventato aule, 17 aule di più 2 grandi, che non bastano. Abbiamo 25.000 di persone che entrano nei nostri uffici di soccorso e che ricevono un aiuto ogni mese. Sono cifre enormi. 42 progetti. Quello di 5 pani e 2 pesci è uno di questi 42 progetti. Abbiamo perfino adesso con questo progetto di piatto caldo, abbiamo aggiunto un forno per la pizza, ma non è per la pizza. Praticamente ci stiamo preparando alla carestia e quindi abbiamo pensato di aprire almeno adesso e imparare come fare pane per distribuire domani alla gente affamata. E lo stesso anche per i dolci. Abbiamo preso un forno di dolci e abbiamo adoperato un po', adesso preparano anche per i bambini per la domenica, invece di comprare fuori, almeno facciamo qualcosa, risparmiamo di più e facciamo lavorare anche le nostre mamme. E però i giorni che passano sono molto duri e diventano sempre più duri. Arriva la guerra in Ucraina. Ma cosa c'entriamo noi con l'Ucraina? C'entriamo o no? Purtroppo c'entriamo. E non so se avete letto bene o leggete, ma in un articolo fatto da un italiano, lui diceva: con questa guerra tanti soffriranno e tanti paesi, perché ci sarà un aumento di gasolio, i prezzi del gas e tutto quanto, da voi 35%, no? Si è aumentato anche in Svezia all'inizio. E lì è tutto è sparito, si è aumentato all'infinito, non si capisce più. E allo stesso tempo la farina che veniva dall'Ucraina, noi non sapevamo, la farina che arrivava da noi una settimana prima della guerra in Ucraina è sparita dal mercato. E quindi sempre la situazione diventa più difficile a livello delle condizioni di vita. E lì, per quanto abbiamo corso, veramente io ho fatto una corsa incredibile in questi 7 anni e mezzo, dico: Signore, ma mi fa piacere tornare una volta magari alla normalità, a fare il parroco. Non il vigile di fuoco e il medico e l'ingegnere, almeno avere un po' di respiro e dire: ecco, adesso preparo una bella omelia,
mi organizzo per un progetto pastorale. Ma il Signore fino ad oggi, mettiamo i desideri fra le sue mani, sicuramente Lui sta facendo tanto e farà anche di più, ma è una tortura essere lì, e non è una cosa semplice, è una vita di morte, è una vita di sacrificio continuo, dove bisogna correre all'infinito. L'altro ieri c'era una morta, una signora deceduta della nostra parrocchia, che uno dice aiutiamo i vivi, ma poi alla fine scopriamo che dobbiamo anche aiutare i morti. Che lei è morta, e poi mi hanno telefonato per dirmi: guarda padre, lì la famiglia non ha né il prezzo della bara, né il prezzo della tomba, neanche il prezzo dei servizi funebri. E chi dovrà pensare di questo? Io ho detto, come sicuramente, come quasi sempre, aiutiamo noi, copriamo noi. E questo servizio della Chiesa, carissimi, che si fa, è guai se non siamo così. Io adesso capisco sempre molto di più quando il Signore mi ha tirato dai cappelli, pochi cappelli che poi sono spariti lì, mi ha tirato per andare ad Aleppo. E capisco molto bene che ci vuole proprio qualcuno lì per aiutare, e poi non qualsiasi, è un francescano. Lo dico non per essere fiero, ma lo dico per una grande responsabilità che sentiamo sulle spalle. Questo c'è una mentalità molto particolare nostra che abbiamo scoperto lì, io ho scoperto lì e sempre sto approfondendo, che c'è una spiritualità, quella molto grande, di questo grande santo di Francesco. È una sensibilità ai poveri che è diventata proprio una parte di noi. E forse una anche libertà interiore che ci permette di buttarci completamente per aiutare questi poveri. Un distacco dal denaro che ci aiuta a essere così forti per buttare tutto quello che abbiamo. Per me sono grazie questi, che io non li approfonditi studiando, ma li ho trovati proprio nel cuore, quando sono andato lì, ma anche prima, ma in modo particolare quando sono andato lì ad Aleppo. È il Signore che dà tante grazie, è il Signore che apre il cuore, è il Signore che ci fa sentire la compassione, è il Signore che ci dà il cuore di carne, è il Signore che ci fa diventare coraggiosi nel mettere le mani nella tasca, è il Signore che ti fa ricordare tante persone nella preghiera, anche quando li hai dimenticati, è il Signore ti fa ricordare tante persone anche dopo un mese e qualche volta anche dopo un anno, perché avevano chiesto qualcosa e poi sono stati dimenticati. È il Signore questo che mette in noi questa carità. Non solo io parlo da francescano, ma penso che anche voi, a voi succede questo. È molto bello quello che vedo io, che dico, l'altra volta dicevo in una testimonianza, che fra di voi ci sono tanti santi. Dicevo oggi, incontrando un marito, una moglie di quelli santi generosi,
La mamma, la moglie, cioè non era tranquilla, faceva delle cose enormi, ma non era tranquilla. Diceva, ma chissà, forse il Signore chiede a me di più, ma chissà, forse posso fare di più, ma devo accorgermi cosa vuole il Signore da me oggi. Ho paura di aver fatto poco. E io dicevo a lei, guarda carissima che alla fine non saremo mai soddisfatti, ma neanche io sono soddisfatto. Possiamo sempre fare di più e pensiamo sempre a fare di più. È lo Spirito Santo che ci spinge sempre fuori di noi stessi. È Gesù risorto che ci spinge fuori di noi stessi. E quindi avrai da una parte il cielo nel tuo cuore, perché stai dando, tu sperimenti il regno dei cieli dentro di te, lo Spirito Santo che gioisce in te, e sei sempre felice, ma dall'altra parte non sarai mai soddisfatta, perché penserai sempre a fare di più. Detto, questa è la mia esperienza e adesso sento da te, quindi. Ma tantissime persone, una volta, adesso anche in questi giorni, che un sacerdote parroco mi diceva, ma guarda, io alla fine ho telefonato e ho dovuto incontrarti e tirarti per una testimonianza nella mia parrocchia. Mi meraviglio della mia gente. Sei passato una sola volta. Non mi lasciano in pace. Vengono da me a disturbarmi giorno e notte, a dirmi come sta Padre Ibrahim, come stanno gli Aleppini e cosa possiamo fare di più per loro. Diceva, ma è incredibile questo interesse. E lui rideva, ma diceva sul serio anche dall'altra parte. E io ho detto, guarda, è così, perché è lo Spirito Santo questo. E io lo capisco molto bene. Se noi siamo cristiani, siamo pieni di Lui, e allora pieni della Sua forza, della Sua carità. E questa carità continuerà a spingerci fuori di noi stessi per ricordare tutti quelli che hanno bisogno di essere aiutati. Non abbiamo tanti modi per vivere la nostra vita cristiana. C'è un solo modo che si chiama carità. E il Signore non è soddisfatto, ci spinge sempre alla carità perfetta, a dare sempre il meglio di noi. Saremo sempre così, genitori verso le famiglie e sacerdoti consacrati verso la gente, anche verso quelli che ci ammazzano, verso i nostri nemici, e ci aprirà sempre il cuore. E questa è la sua forza della risurrezione. Forse è quella la sua presenza stessa in noi, che da una parte soffre crocifisso in noi, in questo male che regna diverse volte in diverse parti, ma è lui risorto che fa di noi tanti miracoli di carità in mezzo alle macerie e in mezzo anche ai paesi distrutti e alle città distrutte e dimenticate. La preghiera è un mezzo fortissimo di carità. E io ho sentito anche questa frase che mi dicevano tanti. Mi dicevano, Padre, guarda, giorno e notte preghiamo per te, preghiamo per la gente ad Aleppo. Qualcuna signora mi diceva, Padre, guarda, io non dormo, a Como. Diceva, guarda, è venuta anziana, molto anziana,
dove ho fatto una volta una testimonianza, portava una bustina con tantissimi risparmi. Lei mi diceva: padre, guarda, ti dico un segreto, io non dormo la notte, passo tutta la notte a pregare per te. E dico: mamma mia, quanta carità lo Spirito Santo suscita nei cuori di persone che mai ho conosciuto. Preghiamo per la gente che soffre ad Aleppo, e lo stesso anche per la generosità. Io scopro sempre tantissima generosità, carissimi, e guardate che fra di voi ci sono tantissimi santi. Per quanto io, che vengo da lontano, vedo questa bellissima manifestazione della vostra carità. Quindi dico, se abbiamo tutto questo male nel mondo, ma abbiamo questa forza della risurrezione che si chiama carità, che si manifesta attraverso la preghiera e attraverso l'aiuto concreto, nessuno potrà vincere il bene che abbiamo nel cuore, che il male che lo vediamo anche espandersi per quanto è forte, sarà sempre sconfitto e sarà sempre limitato, perché abbiamo in noi chi ha vinto la morte e chi ha vinto il male e chi ha dato al bene questa forza di resistere e di permanere in eternità. E quindi, coraggio, non dobbiamo abbatterci di Covid o di guerre. Vediamo, osserviamo, guardiamo il male, ma non abbiamo terrore, non abbiamo paura, non ci consegniamo all'agitazione. Sappiamo come agire con la preghiera ferma nella quale noi crediamo, e specialmente nella preghiera comunitaria fatta di Eucaristia e fatta di altre preghiere. Questa ha una forza enorme. E poi anche la carità. Se ognuno di noi, siamo quasi 2 miliardi di persone al mondo, cristiani, se ognuno di noi pensa a dare qualcosa di sé ai poveri, non avremo mai poveri. E quindi così, con tanta fiducia nel risorto, con tanta fiducia nel regno di Dio che sta in noi e che si sta muovendo fortemente, che è stato proprio, ha preso dimora nel nostro cuore, dal quale si espande attorno, basta che noi seguiamo Lui e ci consegniamo alla carità. Forse ho passato un po' il limite. Beh, siccome era 2 anni che non potevi fare le testimonianze, oggi ci hai riempito abbondantemente questo tempo che è. E tra l'altro, pensate a queste ultime parole che ha detto Padre Ibrahim di speranza, e pensate alla prima parte, la descrizione della situazione ad Aleppo, in Siria in generale, per capire in quale situazione siamo. D'altra parte, la sua testimonianza ci fa anche fare un pensiero, che noi, quando c'è di fronte una guerra, penso anche in Ucraina, ma quella in Siria, siamo informati molto, con tutte le ambiguità del caso, sull'aspetto bellico, ma sulle ricadute, sulle persone, soprattutto i più semplici, più deboli, più poveri, quasi niente. Questa sera ci ha riempito uno spazio che forse non avevamo mai preso in considerazione fino in fondo, anche se devo dire che tra di noi, anche all'eco,
ci sono canali, ci sono come dire, persone che si occupano anche proprio di sostenere le iniziative della Siria o con l'aiuto alla Chiesa che soffre o con i contributi a Terra Santa o altri ONU. Io darei qualche istante per qualche domanda che consenta a Padre Ibrahim eventualmente di riprendere qualche punto, diciamo un quarto d'ora, 20 minuti al massimo, poi ci congediamo per rispetto suo che sta girando in questi giorni come una trottola e per rispetto anche di chi domani torna al lavoro. Se ci sono domande, facciamo dal posto, così credo che ci si senta abbastanza in chiesa. Se no, bisogna farle subito, altrimenti non. Io vorrei farti, allora faccio questa osservazione, siccome ho saputo che nei giorni scorsi, a marzo, c'è stato un incontro a Damasco di tutte le organizzato o promosso addirittura dal Vaticano, delle organizzazioni, di diverse organizzazioni che si occupano appunto della presenza caritativa. E a questo momento hanno partecipato non solo le tradizionali organizzazioni, diciamo, cattoliche, che anche fuori dalla Siria si occupano di questo, ma anche alcuni gruppi musulmani. Ecco, questo è un tema. Prima della guerra i cristiani siriani vivevano, direi, sufficientemente in pace con tutto il mondo non cristiano, musulmano, di diverse tendenze. Questo elemento della carità che tu hai detto come essere il cuore del problema di oggi può ricucire magari anche delle ferite che si sono create e comunque può essere una risposta al bisogno grande che tu ci hai descritto. Carissimo, tu hai parlato del convegno, questo convegno che ha preso un titolo Chiesa, Casa di Carità, Comunione e Coordinamento. È stato promosso dal Nunzio Apostolico Monsignor Zenari, che è il Nunzio Apostolico per la Siria, e che poi lì è venuto anche Cardinal Sandri e c'erano tutti i patriarchi dell'Oriente, fra di loro Cardinal Sacco e altri, e lì c'erano tutti i vescovi, 17 vescovi cattolici della Siria, diversi sacerdoti, diversi rappresentanti delle congregazioni religiose, società di vita religiosa e anche ordini nostri, anche francescani, che operano in Siria, e con la presenza di diversi laici che lavorano nelle caritas diocesana di varie diocesi. Inoltre c'erano rappresentanti dell'ONU, c'erano rappresentanti di tutte le istituzioni cattoliche e non cattoliche che lavorano e operano sul suolo cristiano dal di fuori, sul suolo siriano, dal di fuori, ma anche le associazioni, istituzioni anche di Mezzaluna Rossa e altri che lavorano anche dentro, e c'era la Caritas anche Internationalis. Era molto bello perché noi siamo partiti da 11 anni e pensavamo, non pensavamo mai di poter affrontare in nessun modo questa crisi. Poi ognuno ha cominciato a fare quello che può, ma nessuno era all'altezza di questo lavoro di soccorso enorme. In certo momento cominciavamo a livello nostro di città, per esempio da noi ad Aleppo c'è molto sentito questo coordinamento fra le varie chiese e diversi incontri. E quindi abbiamo fatto tanti passi in avanti. Noi francescani abbiamo fatto tantissimo perché abbiamo la forza organizzatrice e abbiamo anche le braccia di operative per la raccolta dei fondi, come per esempio ATS. È così allora che abbiamo fatto qualcosa di coordinamento, ma non era all'altezza voluta ancora, c'era qualcosa di più da poter fare. E allora, siccome adesso c'è la chiamata al sinodo
e al cammino sinodale della Chiesa, camminare insieme, allora si è fatto questo convegno a Damasco per coordinare di più sempre queste opere di carità. Sicuramente continueremo ognuno a fare quello che riesce a fare e dall'altra parte anche, però, coordineremo sempre di più insieme. Ci sono quelli che hanno fatto passi in avanti, quelli che stanno ancora indietro a livello dell'organizzazione, della scientificità, della trasparenza, e quindi si cerca sempre di condividere con la speranza che un anno dopo l'altro noi arriveremo a dei obiettivi e delle priorità del nostro agire e cercheremo di comprendere bene il bisogno, vario bisogno, che esiste per ogni parte delle città e delle periferie delle città a livello di tutta la Siria, in modo da poter agire anche con giustizia di fronte ai nostri bisogni come cristiani, senza dimenticare mai l'apertura al mondo islamico. Quelli che sono arrivati dei musulmani, anche ministri che sono venuti, veramente hanno tanto rispetto per noi, tanta gratitudine, perché mentre nessuno parla di nessuno, noi in questo convegno abbiamo sempre parlato dei musulmani, per esempio. Abbiamo parlato molto del bene comune di tutti i cittadini, di come avremmo potuto aiutare tutti i cittadini, non soltanto i cristiani. E questo molto bello, che è una grandissima testimonianza davanti a tutto il mondo loro, e loro sanno già. Quindi ci ringraziano, hanno tanta gratitudine per noi, cercano di imparare da noi, nonostante che hanno loro tantissime istituzioni molto più grandi della Caritas nostra, però allo stesso tempo imparano tante cose di noi. Voglio dire qualche iniziativa che noi abbiamo fatto ultimamente anche con questa cucina, per anche un po' dire come possiamo noi pensare, come pensiamo. La Caritas, perché siccome riceve doni di istituzioni di tutti i paesi, è diretta già nella parte della periferia dove ci sono solo i musulmani. Quindi la maggior parte, 95% delle sue forze va verso i musulmani, per aiutare i musulmani. Mentre noi nelle Caritas diocesane, diciamo, quelle associazioni locali legate a ogni rito, a ogni chiesa, noi curiamo, andiamo direttamente verso i nostri figli cristiani, poi per quanto riusciamo aiutiamo anche i fratelli nostri musulmani. Per esempio noi, quando abbiamo iniziato questo lavoro, abbiamo pensato con i cristiani di fare, di aiutare per la cucina, per la mensa ai poveri. Ma una volta, quando siamo arrivati a 700-750, abbiamo diversi dei musulmani bussavano la porta. Abbiamo riempito i moduli e abbiamo introdotto quasi 200 persone ogni giorno per dargli la mensa. La maggioranza di loro erano di vedove o divorziate e poi con tanti bambini. Ultimamente arriva un direttore di un ospedale molto importante di Aleppo, un direttore cristiano, che è venuto da me chiedendo se io potessi dare per 3 volte la settimana 150 piatti caldi per questo ospedale, per gli ammalati di Covid e per alcuni degli infermieri e medici che li assistono. E lui diceva: guarda padre, tutto quello che lo Stato dà non basta neanche per comprare un pezzo di pane a questi ammalati. E quindi potrai fare questo? E io un giorno prima sentivo male, ma non sapevo perché.
e non ero soddisfatto di quello che facevo fino a quel momento, perché dicevo mancava qualcosa ancora. Ed era la preparazione del Signore a me, perché il giorno dopo, quando è venuto così, ho detto guarda, è quello che cercavo, quindi non ti dirò una risposta domani, ma adesso ti dico sì, e di domani già potrai subito mandare per ricevere questi 150 piatti caldi per gli ammalati. Lo stesso anche per quelli accolti delle suore, dei missionari della carità lì ad Aleppo. Lo stesso per diverse case di riposo che non riescono a usufruire di donazioni. Ci siamo aperti e ancora oggi la gente viene a iscriversi, non abbiamo mai chiuso la porta. E se non c'è qualche cosa di molto chiaro che la gente non è bisognosa, noi diamo questo piatto caldo. Ma non possiamo chiuderci nel nostro mondo. Questo è un pericolo, questo. Lo vedo anche nelle nostre chiese, perché nelle nostre chiese anche entrano i musulmani, entrano le donne velate, vogliono vedere il presepe, vogliono vedere, sentire della chiesa e cosa c'è dentro, assistere a una santa messa. Prima la nostra gente era così zelante che tutti facevano la gara per cacciarli via. E io dicevo, ma perché li cacciate via? Fateli entrare, perché venite? Veniamo perché vogliamo ascoltare cosa dicono questi cristiani, cosa dice l'imam, cosa dice il capo religioso. Ma dice tante belle cose di pace, che mettono pace nel cuore. Ci piace venire. E così la gente viene durante i funerali, durante i matrimoni, durante anche le messe. E loro imparano tante cose. E non potete immaginare, con il Giovedì Santo, una volta, qualche anno fa, che generalmente facciamo la lavanda dei piedi, il vescovo che lava i piedi ai bambini o agli uomini. E allora tutti i bambini in questo momento, loro tutti fanno la corsa perché vogliono vedere cosa c'è, no? È uno spettacolo strano che succede una volta all'anno e interessa a tutti i bambini. Fra questi bambini c'era una signora velata che correva con i bambini e si avvicinava, veniva, voleva vedere. È un vero spettacolo questo, che non esiste nella mentalità di nessuna religione. Un piccolo che serve i grandi, non il grande che serve il piccolo. Il capo deve essere servito. Però da noi è il capo che serve. È Gesù che lava i piedi ai suoi discepoli. E quindi veramente è uno spettacolo strano e attraente. Quindi per questo contatto lo lasciamo, lo conserviamo, anzi lo incoraggiamo. E questo contatto della carità, questa lavanda dei piedi, anche ai musulmani, alla gente lontana, non bisogna escludere nessuno. Dovremmo fare veramente tanti passi per aprire le nostre porte di più. È così che il profumo di Cristo potrà essere espanso e sparso anche perché gli altri lo sentano e lo apprezzano. E quindi siamo proprio fortemente in questa via. C'è qualcosa d'altro da chiedere?
Io gli chiedo: come facciamo a aiutare padre Ibrahim? Ovviamente all'uscita chiediamo una partecipazione che daremo a lui, ma ci sono forme di partecipazione, di contributo a chi ci si rivolge? Questo è importante. Sicuramente, carissimo, grazie comunque in avanti per tutti quelli che aiutano, hanno aiutato o aiuteranno. Sicuramente abbiamo questa possibilità di un cestino, sto vedendo che qualcuno già lo porta, è pronto, e grazie. E dall'altra parte ci sono le forme anche elettroniche per mettere nel conto bancario. Abbiamo un conto bancario a disposizione a Milano, nella Banca Popolare, che potrà servire anche, è diretto per noi, è legato a Protera Santa, però legato in modo specifico alla nostra parrocchia di San Francesco d'Assisi ad Aleppo. E lo possiamo vedere e controllare dopo e possiamo ricevere i soldi direttamente. E quindi anche questa è una forma, lì troverete anche per chi vuole un piccolo foglietto sia del conto bancario sia anche di una memor che organizza un po' la rete degli amici. Chi vuole informazioni su di noi, chi vuole ricevere qualche lettera che io scrivo ogni tanto per aggiornare sulla situazione, ecco, allora che potrà magari contattare Luisa, Rita Luisa Carugatti di Como, che è una memor che ci aiuta un po' per questa rete, e così almeno possiamo essere sempre aggiornati e in contatto fra di noi. Poi c'è queste copie che sono rimaste del secondo libro, che parla un po' della nostra situazione anche, e che sono le ultime copie. Viene il mattino, abbiamo tanta speranza che verrà. Viene potrà significare è venuto, viene significa che già sta arrivando adesso, e quindi con questa speranza uno potrà magari prendere questo libro, Memoribro, e anche aggiungere una offerta vuole lui. Mi raccomando, sono queste cose materiali che alla fine hanno la loro importanza, ma l'importanza più forte, più grande, è quello di pregare per noi. Quello è molto, molto importante. Pregate per noi, che il Signore ci dia la forza per fare il meglio, per fare le scelte giuste, per poter aiutare per tutto quello che possiamo fare. Pregate per la gente sofferente che ha bisogno, che veramente tante volte è disperata. E noi anche preghiamo per voi.